Giovanni Paolo II si gioca al terzo tentativo dopo due rinvii per neve la sfida tra Matelica e Pineto, reduci da due rotondi successi nell'ultima giornata. Cambia poco Tiozzo rispetto alla formazione vista in campo con il Real Giulianova, con Benedetti e Pignat che riprendono il loro posto nell'undici titolare, mentre Mauro deve far fronte alle assenze di Amadio e Mazzei presentando una squadra accorta ma non rinunciataria. Arbitra l'incontro Nana Ciato di Aprilia. Si vedono per primi gli ospiti al terzo. Cruz controlla sulla tre quarti, si gira e lascia partire un destro potente che sorvola di poco la traversa. Il Matelica risponde al decimo, Florian cerca il diagonale a posizione defilata ma non c'entra la porta. Il Pineto è attento e lascia pochi varchi con il Matelica che fatica a creare palle gol ed intorno al quarto d'ora non riesce a chiudere all'ultimo passaggio un paio di belle combinazioni mentre si riaffaccia in avanti il Pineto al ventesimo. Pietrantonio crossa alla sinistra per la testa di Tomassini che non spaventa Avella. Con i molti impegni ravvicinati ad un Pineto che si difende anche a 5, il Matelica appare meno brillante del solito, mentre gli abruzzesi si distendono ancora in contropiede al 34esimo. Sempre Pietrantonio da sinistra, stavolta a centrabasso, Tomassini non arriva a deviare, Avella è pronto e blocca a terra. Al 37esimo Marianeschi ci prova dalla distanza, la sfera esce al lato di poco, non si spaventano i padroni di casa che al 40esimo dopo un'azione insistita riescono ad andare al tiro con Losicco che libera il destro al limite ma la conclusione non inquadra lo specchio. La conclusione di Angelilli rimpallata alla difesa è l'ultima nota di cronaca di una prima frazione senza troppe emozioni. Al ritorno in campo dopo l'intervallo i due tecnici confermano gli schieramenti dei primi 45 minuti, il Matelica prova subito ad alzare il ritmo ma è di nuovo il Pineto a rendersi pericoloso per primo al 53esimo con la conclusione larga di Esposito dopo una discesa centrale. Il Matelica insiste al 55esimo, un lancio millimetrico di Losicco pesca Florian a pochi metri alla porta abruzzese ma il suo sinistro al volo in bello stile non è preciso. Il numero 9 biancorosso si fa perdonare un minuto più tardi quando dopo aver ricevuto palla in posizione centrale controlla e dalla distanza lascia partire un destro violento che si infila nell'angolino alto di Fargione portando in vantaggio il Matelica. Subito il gol, il Pineto tenta subito di cambiare atteggiamento con Amaulo che sostituisce alcune pedine in campo dando alla sua squadra un volto più offensivo ma il Matelica ad andare vicino al raddoppio quando dopo un'ora di gioco Bugaro lascia il posto a Bittaglia che appena entrato riesce ad arrivare sul fondo e provare un tiro cross che accarezza la traversa abruzzese. Il Pineto tenta di riversarsi in avanti e stavolta il Matelica a chiudere bene gli spazi concedendo solo un paio di occasioni agli abruzzesi. Al 62esimo Cruz spinge e Tre riesce a trovare spazio sulla destra servendo Tomassini in area, preciso l'appoggio per la corrente Esposito ma il diagonale di sinistra è debole, Avella si distende e para a terra. La conclusione al 65esimo di Della Quercia che ci prova col sinistro sul primo palo mandando la palla al lago di poco è praticamente l'ultimo brivido per il portiere di casa ben protetto dalla propria difesa mentre il Matelica riesce ancora a rendersi pericoloso all'82esimo con Dorato e Florian che non riescono a concretizzare una buona occasione per mettere al sicuro il punteggio ma i biancorossi contengono senza soffrire troppo le ultime speranze della formazione di Amaulo di raggiungere il palio e dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio di Nana Ciato di Aprilia consente ai ragazzi di Tiozzo di portare a casa i 3 punti che permettono alla squadra di tornare a meno 8 dal Cesena tenendo aperto il campionato. Mister Tiozzo, ancora una vittoria oggi più sofferta di quella di domenica scorsa. Oggi più sofferta anche perché poi avevamo poco tempo per prepararla e poi loro si sono messi 3-5-2 perciò strada facendo abbiamo dovuto un po' ammortizzare il fatto di cambiare un po' le nostre uscite. Però direi che è stata una partita combattuta e a tratti poi quando noi riuscivamo a capire che dovevamo muoverli un po' di più abbiamo fatto anche delle buone trame il primo tempo. Chiaramente loro con quelle due punte lì davanti e alcune volte riuscivano a girarci le nostre due punte con i tre centrali loro, qualche difficoltà ce l'hanno fatta e ci hanno anche abbassato il primo tempo. Però penso non abbiamo subito tanto. Il primo tempo abbiamo fatto qualche cross, qualche non grandi occasioni però... è stato un buon primo tempo. Secondo tempo penso, insomma, fino al gol abbiamo provato a vincerla. Abbiamo provato a vincerla, poi questa partita qua secondo me si sbloccava con una grande giocata o un calcio da fermo, o un corner, qualcosa del genere. E Florian, che prima aveva sbagliato un piccolo gol, è stato bravissimo a tirare fuori dal cilindro quel grande gol. Sicuramente una prestazione un po' meno brillante, probabilmente merito anche del Pineto, ma anche del fatto che state giocando ogni tre giorni.
Penso che noi, adesso non ho fatto bene i calcoli, con le semifinali di Coppa faremo 45 partite da Monza in poi. 45 partite in Italia le giocano poche squadre. Forse la Juventus, perché la Juventus va avanti in tutto. La Juventus se va avanti in Coppa, in Champions League. Perciò ho provato a capire e a pensare quale sacrificio, quale dispendio proprio emotivo e mentale che ha questa squadra qua. Però prima della partita, parlando con un loro dirigente, con una persona vicina al Pineto, gli ho detto che questi ragazzi lavorano duro, sono esemplari quando vincono e quando perdono. È un piacere per me allenarli ogni giorno, per me vengono al campo e mi danno tanto, e io provo a dare a loro qualcosa ogni giorno in più. Oggi hanno dato qualcosa in più per vincere questa partita, se la sono meritata. Mister Amaulo, eravate partiti molto coperti nel tentativo di contenere il Matelica, poi subito il gol, la reazione però è stata un po' sterile. Ma non mi sembra che erano partiti coperti, noi siamo venuti a giocarci la partita, cercando di interpretarla con i giocatori che avevo a disposizione per questa gara. L'abbiamo fatto molto bene secondo me, e il Matelica non ha avuto pochissime occasioni da rete, noi siamo andati al tiro nel primo tempo 2-3 volte con i nostri giocatori, una partita equilibrata che è stata, diciamo, decisa da un Eurogol di Florian, quindi un risultato secondo me che ci penalizza, perché la squadra secondo me ha tenuto bene il campo e ha rischiato poco, e ci siamo giocati la partita a viso aperto, e secondo me è un risultato bugiardo. Sempre difficile venire a giocare qui al Giovanni Paolo II, la sua squadra comunque resta in corsa per la zona playoff. Sì, beh, che è difficile venire a giocare in casa del Matelica è una cosa risaputa, in 11 partite ne aveva vinte 9, totalizzando 32 gol, quindi sono numeri importanti e sappiamo la forza del Matelica, però oggi sicuramente dal mio punto di vista non si è espressa nel modo migliore, anche perché noi l'abbiamo imbrigliati bene in tutte le zone del campo, pressandoli, e quindi merito anche alla squadra che secondo me ha fatto un'ottima prestazione, ordinata tatticamente, e siamo ripartiti, e forse ci è mancata un po' di incisività negli ultimi 16 metri, però l'abbiamo fatto con ordine, l'arco del Beato. Se analizziamo i 90 minuti, sicuramente è stata una partita equilibrata, che il pareggio rispecchia quello che si è visto nell'arco della gara.